Al The Space Cinema di Montebello torna a Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 10 novembre, notte horror. 11 novembre, animazione e cortometraggi. 12 novembre, documentari e lungometraggi. Dal 10 al 12 novembre, Voghera Film Festival 2017, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Don Lorenzo Guidotti, parroco bolognese, interviene sul caso della ragazza abbandonata seminuda su un vagone che ha denunciato di essere stata violentata. Se ti ubriachi e passi la serata con un magrebino, cosa vuoi che ti capiti? La ragazza aveva infatti raccontato alla polizia di aver passato la serata con un extracomunitario incontrato in Piazza Verdi a Bologna, di aver bevuto parecchio e di essersi svegliata al mattino seminuda e derubata alla stazione. È d'accordo con queste dichiarazioni del parroco? Le trova fuori luogo? Solo che bisognerebbe stare attenti comunque sia nel fatto del bere, comunque con la compagnia in cui anche con le persone magari strane, bisogna stare attenti che non si sa mai comunque. Poi comunque anche loro hanno una cultura diversa e non hanno magari non rispettano i nostri stessi diritti o le nostre ideologie e quindi bisogna stare... prestare attenzione. Assolutamente no, perché te lo faccio molto in sintesi, siamo nel 2017, a me queste cose mi sembrano quasi comiche, perché anzi tragicomiche direi, e arrivo dalla stazione di Tortona dove c'erano quattro volanti di poliziotti che erano lì a fare bella presenza e a fermare tutti i clandestini, i immigrati, stranieri per chiedere documenti. E eventualmente c'eravamo io e la mia amica che ridevamo, scherzavamo e non ci hanno guardato in faccia e questa cosa mi ha schifato, come mi ha schifato questa affermazione, ma ormai non mi stupisco più di nulla, quindi... Raccontami perché critichi quel modo di intervenire. Perché sarebbe sensato farlo nel momento in cui c'è un motivo alle spalle, ma farlo così giusto perché sono quel tipo di persone, lo dico non perché lo penso, ma perché quello che pensano loro obiettivamente è brutto ed è purtroppo la convinzione che loro hanno di quello che sia il loro lavoro, oppure di quello che il parroco debba dire, perché è un parroco, è un uomo di religione, quindi è giusto che dia un'opinione così, però in realtà no, perché bisogna ragionare per come sono le cose veramente, sono persone come noi e quindi non è giusto. Ma quanti anni ha questa ragazza? È minorenne. Allora io, a parte che non avrebbe dovuto bere tanto da essere... brilla, diciamo così, essendo minorenne. Comunque io non secondo me il parroco non ha detto proprio le parole giuste, perché in quanto parroco non avrebbe sarebbe dovuto intervenire a difesa di questa ragazza. Però comunque io non mi sarei comportata come ha fatto lei. Te le vai a cercare certe volte? In questo caso proprio sì, perché comunque anche adesso siamo in un momento storico che comunque bisogna stare attenti, soprattutto e anche con queste persone, nel senso, e poi comunque in generale. Sì, un pochino sì, perché nelle circostanze comunque poteva capitare a chiunque, quindi lei non ha fatto la cosa giusta, però anche il parroco non doveva essere così diretto. Ti capita di conoscere delle ragazze, amiche tue, coetanee, eccetera, che si ritrovano in situazioni potenzialmente pericolose simili a questa? Potenzialmente pericolose no, però io sono andata alla veglia di Halloween e ho visto che tante ragazze bevevano tanto, ragazzi che vomitavano, talmente tanto avevano bevuto, quindi io non sono d'accordo con tutto questo, cioè secondo me i ragazzi così giovani non dovrebbero bere così tanto. Fortunatamente no, ma perché sono una che non è molto in questa vita qua notturna e spero di non dover mai assistere a cose del genere. Comunque c'è anche da dire che per non mettersi in brutte situazioni sta anche un po' alla persona non cacciarsi in queste situazioni, non bere tanto, assolutamente non dipende dalla persona con cui sei, ma dipende da te e dalle situazioni in cui ti metti facendo quello che fai.